qualsiasi cosa ragazzi, lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdervi niente dei video futuri. Controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa. Soprattutto ragazzi, cliccate sulla campanellozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri. Buona visione. Essere lì per un motivo. Puoi darci un'occhiata da vicino? Ehi, prova a usare l'occhio dell'aquila. Non è possibile. Non può. Quello è un codice informatico. Un secondo che lo compilo. Oh merda, è un file creato. Mettimelo sul computer. Sono un mago a decifrare. Oh, non riesco, è compatibile solo con l'Animus. Ma trasferiscilo a Desmond. Non posso crederci. Mi chiamano soggetto 16. Ascolta, non mi resta molto. C'è una cosa che devo farti vedere. Una cosa su cui ci hanno sempre sentito. Tutto quello che sappiamo, tutto quello che siamo portati a credere, è falso. Ok, ho trasferito la prova. Il file che dimostra tutto. Ma l'ho diviso in 20 pezzi e li ho protetti con un codice. La prudenza non è mai troppa. La regina Isabella... No, non lei. Ma in che secolo siamo? Vabbè, non importa. Ascolta, ho nascosto il codice del primo file in questo programma. Trovalo. Trovali tutti. Col percorso inizierai a capire la verità. Ma che... come ha fatto a entrare nel nostro Animus? Ah, il nucleo di memoria. Abbiamo trasferito il nucleo di memoria del 16 dall'Abstergo all'Animus 2.0. Deve aver violato il sistema quando vidi che usciva dalla sala fra una sessione e l'altra. Ehi, aspettate un secondo. I segni sulle pareti all'Abstergo, quelli scritti col sangue, erano indizi. Ci stava dicendo di cercarli dentro l'Animus. Laggiù! Io me lo sto perdendo! Là! Prendiamolo! Oggi è la mia giornata! Oggi vado! Dai, scendiamo! Farai bene a giù! Non puoi stare qui! Riesco a tenere a freno la lama e a seguirlo. Mi condurrà dai suoi fratelli templari. Avrò altri nomi per il mio elenco. Thank you.
Senza offesa, ma non credevo aveste il denaro. Sono belle, quante sono? No, troppo. Ma che succede qui? Sono in ritardo. Non mi hanno visto, questo è certo. Buona serata. Ma che diavolo? Fermatelo, ragazzo! Fermo lì! Credete ho che quattro omicidi e due furti senza un colpevole. Forse dovrei strapparti la lingua e accusarti. Che state complottando tu e gli altri, Jacopo? Pace non è che una nobile parola. Corre un bel rischio quello. Nella lettera accennavi a Venezia. Ci sono altri templari anche lì. Sarà meglio che non mi causi qua. Che tenuta bizzarra. Ci sarà un ballo in maschera. Sarà lo sgarro di qualche nobile. Veloci come il cosa vento. Fa quel demente? Non è un problema mio. Yeah.
visto? Dove ha svoltato? Lo conosco, ne sono sicuro. Ho già visto quel... Quanti altri sono responsabili della morte di mio padre? Dove ha... Lo conosco, ne sono sicuro. Aspettate, amico. Devo chiedervi una cosa. Chiedo venia, maestro. Ho fatto il possibile, ma l'assassino era troppo forte. Evidente. Altrimenti gli altri sarebbero qui con voi. Per non parlare del fatto che Firenze rimane nelle mani dei Medici. È colpa di Francesco. La sua impazienza l'ha reso avventato. Ho tentato di essere la voce della ragione. Più che altro la voce della codardia. Proprio voi parlate, signor Barbarigo. Se ci aveste mandato armi di qualità invece di questo ciarpame che voi veneziani chiamate... Ci siamo fidati della vostra famiglia e ci avete ripagato con inazione e incompetenza. Quindi, chiamato a rispondere del fallimento, inventate scuse e ci insultate? Come vi aspettate che reagisca? Non saprei. Sta bene. Lo so io. Ah, oh, no, vi prego. Non... Vi prego, non che cosa? Posso rimediare? Solo risparmiatemi. No. Che lordura. Mi spiace averti strappato la preda, assassino. Credevi davvero che non mi aspettassi la tua presenza? Che non l'avessi voluta? Sono metodi che usiamo da molto più di te. Uccidetelo. So che state solo ubbidendo agli ordini, perciò lasciatemi e vi risparmierò la vita. Senti qua... Ah! Vai, amico, libero da fardelli e paure. Requiescat in pace. Ci farai divertire, sarai libertato.